una donazione da parte del Comune di Arezzo al canile municipale indirizzata soprattutto alle colonie feline, cibo secco e umido in quantità proporzionale al numero totale dei gatti censiti, che potrà così essere di aiuto per la corretta alimentazione di questi nostri amici animali in vista dei mesi più freddi. E abbiamo appunto destinato dei fondi per fornire degli alimenti sia solidi che umidi alle custodi delle colonie feline. Noi sappiamo che i gatti delle colonie feline vivono liberi e quindi hanno bisogno di essere nutriti, di essere curati, di essere sterilizzati. E siamo qui appunto in questo momento prefestivo, prima delle feste natalizie, per cercare appunto di dare più attenzione ai nostri amici animali. Io ringrazio il sindaco che appunto ha istituito questa delega per la difesa e per la tutela degli animali. E sinceramente, quando appunto mi ha dato questa delega, io ho avuto gli occhi lucidi, perché io sono un amante degli animali e cercherò sempre di essere dalla loro parte, e questa amministrazione io sono certa che presterà sempre attenzione verso i nostri amici animali. Questa è una prima iniziativa, questa fornitura di cibo, e a questa iniziativa ne seguiranno altre, sempre in collaborazione con EMPA, con la presidente Capogreco, che è sempre stata vicina sia alle problematiche degli animali e dimostra un amore veramente grande per i nostri amici a quattro zampe. E loro sono molto importanti, sono importanti perché hanno un rapporto importantissimo con tutte le persone di tutte le età e hanno un grande valore sociale. Quindi noi saremo sempre qui a difenderli e presteremo sempre l'attenzione dovuta verso di loro.